Sempre qui da Mobile World Congress con Giovanni Bergamaschi di Asus, che adesso ci fa una carrellata dei nuovi prodotti esposti qua, iniziando dal tablet da 7 pollici. Esattamente, presentiamo qui Mobile World Congress la versione nuova del PhonePad 7, una versione con il chipset sempre Intel, ma in questo caso con tecnologia LTE, quindi 4G. Vi ricordo, il tablet 7 pollici che telefona, quindi non solo ha connettività dati per navigare in rete, ma mi consente anche di fare delle telefonate. Presentiamo anche una versione rivista, che è in questo caso la versione sempre 7 pollici del PhonePad, ma con un prezzo più aggressivo, un prezzo che sarà di 169 al lancio, previsto per la metà di aprile, 169 euro. Passiamo al modello da 6 pollici dotato anche di pennino. Esattamente, abbiamo qui la versione sempre PhonePad Note 6, sempre un tablet, in questo caso è un phablet, diciamo la categoria dei 6 pollici, animato da processore Intel, con in questo caso il pennino che mi consente di andare a scorrere all'interno delle pagine, piuttosto che andare magari a utilizzare applicazioni per prendere appunti tipo Supernote, vengo qui e magari posso andare a fare disegni piuttosto che andare a scrivere del testo. Questa versione di prodotto, il PhonePad Note 6, è già disponibile in Italia per un prezzo suggerito a pubblico di 399 euro. Che mi ricordavi è dotato anche di touchscreen Wacom, che permette di avere la firma certificata. Esattamente, abbiamo fatto in modo che il fantastico schermo di questo prodotto, dotato di supporto tecnologia Wacom, sia certificato per la firma calligrafica, quindi la possibilità di andare a inserire questa firma su documenti con valore legale. Passiamo ai nuovi smartphone. Sì, diciamo che Asus introduce sul mercato prodotti con tecnologia Intel, quindi è la prima volta che Intel arriva sul mercato con prodotti dedicati alla telefonia pura, quindi telefoni, in questo caso vedete qui un 4 pollici, un 5 pollici e un 6 pollici, lo riconosciamo dal logo, tecnologia Intel, quindi processore normalmente conosciuto in ambiente informatico che oggi funziona anche sul mondo della telefonia. Questi prodotti saranno disponibili in Italia per fine maggio, inizio giugno, stiamo vedendo quando farli arrivare. Li abbiamo chiamati Zenfone perché richiamano molto la tipologia di prodotto Zenbook che ci ha caratterizzato nel mondo dei notebook. Fra i prodotti di telefonia non ci dimentichiamo poi del Padfone, che in questo caso è il nostro prodotto convertibile, ossia, lo vediamo in questo facile breve introduzione, telefono che si trasforma in tablet, quindi prendo il telefono, lo inserisco all'interno di una station, che è questo qui, tablet da 7 pollici, e il telefono diventa a tutti gli effetti un tablet, però continua ad avere le sue funzionalità di telefono, quindi posso comunque continuare a fare telefonate e navigare in internet, con un unico piano tariffario che è all'interno del telefono, unica sorgente dati che è quella del telefono. Cos'è che caratterizza la station? La station è una sorta di accumulatore, ha una batteria, quindi accumula energia che va a trasferire al telefono, quindi se ho il telefono scarico non faccio altro che inserirlo all'interno della station, ricaricare il telefono e continuare il suo utilizzo senza interromperne l'uso dello stesso. Anche questo prodotto animato da processore Intel, quindi Intel ci caratterizza come strategia su tutto l'ambiente mobile che stiamo spingendo in questo frangente. Ricordiamo il prezzo di questo prodotto e quando arriverà sul mercato? Abbiamo due versioni del Padfone, attualmente è in arrivo a metà marzo la versione Padfone Mini 4.3 e la versione Padfone Mini che ho in mano io con processore Intel la vedremo in Italia alla fine di maggio-giugno. Quello attualmente disponibile avrà un prezzo suggerito a pubblico di 3,99, questo prodotto avrà un prezzo nettamente inferiore che comunicheremo a suo lancio. Grazie mille Giovanni. Prego, grazie a tutti.